Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, nata a Milano da padre pugliese e madre toscana, della quale ha deciso di utilizzare il cognome per la propria carriera artistica. 1. Si diploma al liceo classico Cesare Beccaria e si laurea in filosofia presso l'Università Statale di Milano. Diventa nota al pubblico per la sua parte nel film Il Capitale Umano, diretto da Paolo Virzì, grazie al quale, nonostante fosse al suo esordio cinematografico, vince numerosi premi, tra cui il premio Guglielmo Biraghi durante I Nastri d'Argento 2014 e il premio Alida Valli durante il Bari International Film Festival. Viene candidata anche per il Ciak d'Oro come miglior attrice non protagonista. L'altro giorno il mondo del cinema è stato sconvolto dalla notizia della morte del regista Alessandro D'Alatri. A soli 68 anni, il cineasta è venuto a mancare dopo aver combattuto contro una malattia. Tanti i film e le serie TV di successo dirette in questi anni, come I Bastardi di Pizzo Falcone, Il Commissario Ricciardi e Il Professore. Tra gli attori e le attrici che hanno voluto dedicargli un pensiero sui social, c'è stata l'attrice Matilde Joly, con il quale aveva lavorato al film The Startup. La Joly ha voluto salutare per l'ultima volta D'Alatri, con un post su Instagram con scritto: "Arrivederci Ale. Fai buon viaggio."